visto che si sta discutendo proprio in questi giorni la cifra da destinare alla scuola per la partenza del prossimo anno scolastico, chiediamo che non ci siano discriminazioni nei confronti delle scuole paritarie, come purtroppo è già avvenuto col decreto sostegno. Zero risorse stanziate nel decreto sostegni, provvedimento che il Parlamento è chiamato ad approvare con voto di fiducia nelle prossime ore e nel quale 300 milioni sono stanziati invece per le scuole statali. Per il mondo delle scuole paritarie l'attenzione si concentra adesso sul decreto sostegni bis, che a breve il governo Draghi si prepara a licenziare nella sua forma definitiva. È qui che è riposta la speranza delle scuole paritarie italiane, ancora una volta dimenticate dallo Stato. Sul tavolo ci sono i 500 milioni per l'acquisto di dispositivi di sicurezza anti-Covid e che, è l'auspicio dei rappresentanti delle paritarie, non dovranno ancora una volta essere riservati esclusivamente alle scuole statali. Nella prima bozza non sono presenti le paritarie. So che le nostre associazioni si sono mosse, eccetera, c'è tutta una serie di parlamentari, anche in commissione abbiamo delle persone che spingono per questo riconoscimento. In particolare noi abbiamo speranze che questa volta sia la volta buona con Draghi, che riesca ad ascoltare maggiormente questa voce. Dei 500 milioni previsti nel sostegni bis, le scuole paritarie chiedono almeno un 10%, essendo questa la percentuale di popolazione studentesca che ad oggi sceglie di frequentare una scuola non statale. Non sostenere queste realtà, sottolineano i responsabili, è di per sé una scelta miope per lo Stato. Quest'ultimo, per ogni studente, spende in media una cifra compresa tra i 5 e i 6 mila euro. Il costo massimo di uno studente che frequenta una realtà paritaria, dall'asilo alle superiori, è invece di 2.300 euro, perché il resto è a carico delle famiglie. Il nostro costo massimo è un terzo del costo medio. Quindi lei immagini se il 10% di tutta la popolazione studentesca delle scuole paritarie dovesse essere, diciamo, assorbita, accolta dal pubblico, dallo Stato, ci sarebbe un aggravio sui conti pubblici notevole. E questa è una cosa che veramente a me sfugge.